Giovedì 19 settembre, buongiorno, ben ritrovati, puntuali come sempre per il nostro consueto appuntamento del mattino, la rassegna stampa. Andiamo a vedere cosa ci propongono i quotidiani in edicola stamane, quali sono i temi caldi, gli argomenti principali di oggi e come sempre ci limiteremo a dare un'occhiata, ad analizzare le prime pagine per vedere quali sono i titoli in primo piano. Partiamo subito, cominciamo dal quotidiano La Sicilia. Stamane praticamente tutti i giornali dedicano spazio in prima pagina a Totò Schillaci, purtroppo la morte di eh, Totò Schillaci, un'icona dello sport, un'icona eh, del calcio, ciao Totò, questo è il titolo eh, scelto dal quotidiano La Sicilia, tutta l'Italia piange, Schillaci indimenticato mito di Italia 90, i funerali domani nella sua Palermo, una Grande e prematura perdita ovviamente per la Sicilia, chiaramente un palermitano doc come Totò Schillacci, ma un po' per tutta l'Italia del calcio e dello sport. Così l'isola torna centro del mondo, si parla della G7 agricoltura con la Sicilia che propone una interessante intervista al ministro Lolo Brigida a Siracusa, dice come nella Magna Grecia cosa resterà. Confindustria asse tra il governo e gli imprenditori per cambiare il Green Deal in Europa, mentre Giorgia Meloni vede Draghi sul futuro dell'Europa fra debito comune e difesa più forte. E ancora la questione migranti, fermata a Trapani, la nave della ONG parte civile al processo contro Matteo Salvini. Cronaca da Caltanissetta: microcellulari e droga in carcere con il drone. Volo costa 5.000 euro. Due gli arresti effettuati dalla Guardia di Finanza. In taglio alto: Sofia Loren compie 90 anni domani e Cinecittà le prepara una giornata speciale tutta per lei. Giro delle città partendo da Caltanissetta. Catania Porto ecco un miliardo a battere gli archi. Sparatoria, sempre a Catania. Trovati due bossoli 7,65. Raddusa Bancomat sradicato con un escavatore, mentre a Giardini Naxos il caso depurazione sono state concluse, chiuse le indagini. Lasciamo il quotidiano La Sicilia, andiamo a vedere cosa ci propone stamane il giornale eh, di Sicilia, giornale di Sicilia che dedica l'intera. Pagina a Toto Schillaci, eccola qua, ve la mostriamo. Addio Totò, ultimo mito. Schillaci, eroe delle notti magiche d'Italia 90 e icona siciliana, è morto a 59 anni. I funerali domani in cattedrale. Il cordoglio dal calcio alla politica. Anche le parole di Giorgia Meloni e poi chiaramente tanti esponenti dello sport, non soltanto calciatori tante sezioni dedicate proprio a totoschillaci stella epocale come pablito come il grande paolo rossi e poi quel rimpianto oltre la favola e ancora al cep a palermo aveva lasciato le sue radici e tornava sempre nel luogo eh, di origine commozione proprio nel rione la vita dopo il ritiro l'avventura sui set tv e poi all'isola dei famosi accanto a sando canto toschillaci oltre a essere un grande campione del calcio era anche un grande, grande personaggio. Sarà aperta anche oggi la Camera Ardente allo Stadio Barbera, l'omaggio chiaramente di eh, tanti calciatori, ma anche di tanti tifosi. Le interviste, a cominciare da Zoff, era un ragazzo buono e un attaccante di razza, ha dichiarato eh, Zoff, alle parole di Accardi. Per noi palermitani come Maradona, e poi Bartoletti portava in campo la fame atavica. Insomma, davvero una grande. Grande, grande icona della, uh, del calcio, ma anche una grande icona per la nostra Sicilia. Altre notizie sul giornale di Sicilia: manovra, Meloni stringe l'asse con uh, gli industriali, mentre minacce a Israele e Zbolla in crisi esplodono pure i Walkie Talkie. Proseguiamo con la nostra rassegna, restiamo nell'isola con la prima pagina della Gazzetta del Sud, l'edizione eh, siciliana, l'edizione di Messina e si parla proprio di eh, Messina, vedete con la città che riavrà le aree ferroviarie. Un vertice a Roma per predisporre il protocollo d'intesa tra il comune RFI e la società stretto sugli spazi dismessi. L'accordo riguarderà anche il recupero dei 51.000 metri. Quadri dell'ex officina FS. E rieccoli gli occhi indimenticabili di uh, Totò Schillaci, se n'è andato troppo presto, scrive La Gazzetta del Sud, l'Italia sognò con lui nelle notti magiche, ovvero il Mondiale uh, del 90 disputato proprio in Italia, si è spento a 59 anni l'ex bomber diventato grande a Messina, purtroppo una terribile malattia uh, lo ha portato via, ha combattuto fino alla fine Totò Schillaci come nelle grandi notti magiche come nelle grandi eh, partite grandi avversari affrontati nel corso della sua carriera lasciamo la gazzetta del sud questa è la prima pagina dell'edizione di palermo del quotidiano la repubblica ovviamente anche qui ampio spazio a, a totò schillaci addio eh, totò questo il titolo l'ultimo gol di eh, schillaci andiamo eh, nel dettaglio l'eroe di italia 90 se ne va a 59 anni l'omaggio del la città, nella camera ardente allestita allo stadio, parla Monsignor Lorefice, perdiamo un simbolo di riscatto, mai parole furono eh, più, più appropriate. E poi il CEP, il suo Rione, dove tutto cominciò, ora si sa che esistiamo, eh, Schillaci sempre orgoglioso delle sue origini. Il ricordo invece dei bastardi, ovviamente tra virgolette di eh, Franco Scoglio, si parla eh, del grande Messina, i compagni di Totò Schillaci in quel Messina dei miracoli che dalla C2 riuscì a ottenere la promozione in Serie B. E ancora la storia dall'Amat ai mondiali, un viaggio iniziato con una birra in palio. Altre notizie su Repubblica Palermo, la manovra all'Ars, Carovoli e contratto, la coperta è corta mentre le memorie di Brusca dice non c'è perdono per uno come me. Lasciamo Repubblica Palermo, restiamo però sulla Repubblica con la prima pagina dell'edizione nazionale. Si parla della situazione sempre più critica in Medio Oriente. Libano sull'orlo della guerra. Nuovi attacchi agli Hezbollah, esplosioni sincronizzate di walkie talkie, pannelli solari e tv causano 20 morti e 500 feriti. In due giorni più di 4.000 persone colpite i miliziani, la vendetta sarà sanguinosa, Israele intanto schiera le truppe al confine nord, droni ucraini invece distruggono il più grande deposito di armi di Putin, insomma vedete da una guerra all'altra, dal conflitto in Medio Oriente a quello tra Russia e Ucraina. Lasciamo Repubblica, ci spostiamo sul Corriere della Sera, anche qui in primo piano la situazione in Medio Oriente, altri scoppi, polveriera, Libano, l'Israele pagherà. Questa la posizione dell'Iran e poi le forze di difesa israeliane spostano le truppe da sud, eh, blinken. Gli Stati Uniti non sono coinvolti. Condanna da parte di Mosca e Ankara. Dopo i cerca persone esplodono anche walkie talkie. Almeno 20 i morti con Hezbollah. Vedete che parla di una eh, vendetta. Il ricordo chiaramente di eh, Totò Schillaci: addio a Schillaci, bomber azzurro delle notti magiche, era malato da tempo. Le parole la commozione di Roby Baggio io e te, dice, saremo fratelli per sempre lasciamo anche la Corriere della Sera proseguiamo con la nostra rassegna stampa vediamo la prima pagina del quotidiano, la stampa anche qui la situazione sempre più critica in Medio Oriente con il rischio ormai concreto di una escalation, l'Iran attacchi in Libano, Israele pagherà dopo i cerca persone esplodono anche pannelli solari, vertice d'emergenza a Parigi, escalation come detto, sempre più vicina. Meloni Imprese, stop al Green Deal. La Premier vede Draghi, chiesto l'appoggio sulla proroga della transizione ecologica e del PNRR. Il presidente di Confindustria Orsini, il taglio delle emissioni mette a rischio l'industria. L'Europa cambi le regole. Questo l'appello lanciato proprio da Orsini. E poi quegli occhi magici ovviamente, quelli di eh, Totoschillaci, eroe di Italia 90, vedete come detto stamane praticamente tutti i quotidiani dedicano un ricordo al grande campione eh, siciliano scomparso nella giornata di ieri. La prima pagina del quotidiano Il giornale Asse Meloni Draghi e la Premier convince le imprese tra Confindustria e Palazzo Chigi ieri l'incontro con il suo predecessore Orsini dal Golfo. Dice scelte coraggiose. Anche qui addio a Totò. Il calcio piange la stella delle notti magiche. Schillaci aveva eh, 59 anni. E poi la Medio Oriente, le radioline. Dopo i cerca persone, altri morti e feriti. Tra Hezbollah, scoppiano walkie talkie e pannelli solari. Altra notizia sul quotidiano Il giornale, Mejugorje, ok con prudenza, oggi arriva il giudizio da parte del Vaticano. Lasciamo il giornale, proseguiamo con la nostra rassegna, abbiamo ancora tante prime pagine da vedere insieme questa mattina, vi proponiamo ad esempio la prima pagina del Fatto Quotidiano, si parla di guerra, in questo caso il conflitto in Russia, missili anti-Russia, voto col trucco di Fratelli d'Italia. Forza Italia e PD. No, quindi sì, sottolinea il fatto quotidiano. Si dicono contro, ma approveranno la risoluzione. Bellicisti travestiti. Oggi l'Unione Europea vara un'altra escalation. Solo Movimento 5 Stelle e sinistra italiana diranno no. Kiev fa esplodere un deposito di armi in Russia, però Kharkiv trema ancora. Insomma, vedete, in primo piano sul fatto quotidiano. In edicola stamane, poi tutto l'approfondimento all'interno interno del quotidiano si parla soprattutto della situazione in eh, Russia, o meglio della guerra tra Russia e Ucraina. La prima pagina del quotidiano Il Messaggero Green Deal, Asse Meloni Imprese, Assemblea di Confindustria, le parole di Orsini, transizione verde, auto lesionistica, la premier va cambiata, Draghi a Palazzo Chigi e Giorgia su natalità e debito Unione Europea e debito dell'Unione Europea, priorità condivise. Presto nuovi contatti. Si parla anche di calcio stamane sul quotidiano del Messaggero perché ieri è arrivata una notizia forse inattesa, inaspettata per i tifosi della Roma. Roma Shock: De Rossi via il tecnico, infatti, è stato esonerato senza alcun preavviso. Arriva al suo posto Juric e i tifosi giallorossi in rivolta. Tifosi giallorossi, ovviamente legati a un simbolo, a una bandiera come De Rossi che è stato, vedete, esonerato eh, praticamente all'inizio eh, della stagione. Libano, walkie, esplodono walkie-talkie in radio, Hezbollah parla già di vendetta, non si ferma l'operazione hacker, altri 20 morti, i miliziani in rotta, 500 accecati, Israele pagherà. Lasciamo anche il messaggero, vediamo invece cosa ci propone stamane in prima pagina il quotidiano Il Mattino, si parla uh, di uh, Sud, si parla del Mezzogiorno, in questo caso è una notizia positiva, un Sud, vedete, locomotiva d'Italia. Patto Meloni Orsini per cambiare il Green Deal, troppi errori, industria a rischio. La Premier all'assemblea di Confindustria nel 2023, non più fanalino di coda ma traino del paese, ovvero il sud. L'intervista al governatore della Campania, il presidente De Luca con il governo dice buoni rapporti, orgogliosi dello sviluppo della Campania. La cronaca chiara l'abbraccio di Napoli, si parla della giovane turista morta, la statuetta è stata lasciata cadere da un bambino. Dal mattino alla prima pagina di eh, Libero, la cavaliera alla carica, questo è il titolo, finita la lunga estate delle balle, parla Marina Berlusconi che scrive a Repubblica, non tollererò più falsità sul mio conto, con il Premier e con Tajani nessun attrito. Dunque, vedete, Marina Berlusconi fa chiarezza, o perlomeno questa è la sua posizione alla luce eh, delle ultime eh, indiscrezioni, delle ultime notizie, non tollererò più falsità. Falsità sul mio conto. Queste le parole della figlia del cavaliere. Il patto tra Meloni e Confindustria, riscriviamo il piano verde europeo discorso all'assemblea. E poi vedete, a proposito di eh, Giorgia Meloni questo incontro, la stretta di mano con Draia, Palazzo Chigi, vertice scaccia chiacchiere, lungo incontro sul futuro dell'Europa. Questa dunque la notizia in taglio centrale sul quotidiano libero. Parliamo adesso di sport andiamo a vedere come tutte le mattine le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi italiani partiamo dalla gazzetta dello sport, due sostanzialmente i temi in primo piano da una parte ovviamente la scomparsa di Toto Schillaci, dall'altra la Champions League, questa è la gazzetta dello sport, il nostro Totò, l'addio a Schillaci, notti magiche gol e sogni, la vita dell'eroe di Italia 90 la commozione di Baggio, Zema lo ha definito un uomo speciale. E poi dicevamo: la Champions League. Ieri ottima prestazione dell'Inter, un Inter da grande, uno 0 a 0 capolavoro a Manchester contro il City, in Zaghi in gabbia e fa tremare le stelle eh, del City. L'elogio di Guardiola in nerazzurri sono una meraviglia! Ha dichiarato il tecnico del Manchester. Lasciamo la gazzetta, siamo sulla Prima pagina del Corriere dello Sport, qui tra le altre cose, si parla invece dell'esonero a sorpresa di De Rossi. La Roma brucia dopo Murigno, via anche De Rossi, stavolta non torno più. Queste le parole decisamente amare da parte dell'ex eh, centrocampista e adesso anche ex allenatore giallorosso. Daniele De Rossi, dunque esonerato dai Fredkin, dunque esonerato dalla proprietà, al suo posto è stato preso Juric. È poi Totò Schillaci, i tuoi occhi dal cielo, titola il quotidiano romano, il Corriere dello Sport, ciao Totò, un simbolo della nostra vita. Per quanto riguarda invece la Champions League, ottima Inter, applausi a casa Pep, ovvero a casa Guardiola, Champions, Inzaghi ferma il City nella prima gara stagionale per i nerazzurri, finisce 0-0. E chiudiamo con Tutto Sport che invece dedica l'intera prima pagina a Totò Schillaci, un italiano vero. Questo il titolo ci lascia un campione amato da tutti, eroe delle notti magiche a Cuore Juve Schillaci che ha giocato proprio con la Juve ha giocato anche eh, con l'Inter e poi vedete altre sezioni dedicate eh, proprio a, a Schillaci. A Italia 90 ci restituì il piacere di sognare con il pallone, da orgoglio siciliano a simbolo di un paese in evoluzione. Palermo in lacrime, il mondo del calcio lo omaggia. Abbiamo detto tante le riflessioni, tanti pensieri da parte di sportivi, ex calciatori, dirigenti, ma anche dal mondo della politica e non solo in ricordo di un grande simbolo della Sicilia, dell'Italia e dello sport. Ci fermiamo qui, chiudiamo questa rassegna stampa, abbiamo concluso stamane il giro delle prime pagine, l'informazione lo sapete non si ferma sui nostri canali e allora anche oggi come sempre vi invitiamo a rimanere con noi, a più tardi.